finale di chiusura con Federico Ghirardi. Federico Ghirardi, che è uno, se non lo scrittore fantasy valsusino, diciamo che ha avuto più successo col suo ciclo Brian di Bosco Quieto, che vedete qua davanti, e che ultimamente ha completato questo ciclo, la tua saga personale. Allora, io so che tu ormai sei in agio con le conferenze, con i palchi, con il pubblico, eccetera. Vuoi spiegare un po' al pubblico, tanti conoscono già chi è Brian, ma di cosa parla il ciclo di Brian di Bosco Quieto? Cos'è Brian di Bosco Quieto, insomma? Sognaggio è un po' una parola grossa, però perché ho seguito le prime presentazioni dal 2008, eccetera, insomma, tutti hanno notato un miglioramento, diciamo, un balbetto leggermente di meno, eccetera. Poi adesso sono sempre più libri dietro cui posso nascondermi, quindi è quello che utile. Ho impiegato 14 anni per ideare, progettare, scrivere e riscrivere questa saga, questa pentalogia. Finalmente sono riuscito a concludere. Veramente ho dedicato metà della mia vita a questo progetto, con alti e bassi, ma mi ha dato molte soddisfazioni. Ho iniziato appunto a scriverlo a 14 anni, quando è andato in vacanza dai miei nonni sopra Condove, a Laietto, e lì dovevo andare con un mio amico, che poi mi ha dato buca, e l'ho detto: cosa faccio? Mi metto a scrivere. Leggevo già molto, ho scritto qualche racconto breve, mi sono messo lì una notte con un block notes, l'ho riempito tutto, prendendo ispirazione proprio da quella storia, utilizzando quindi una vicenda reale a cui ho aggiunto una serie di elementi fantastici e horror. Quindi quello era un primo racconto. Poi mi piace scrivere, quindi ho scritto un secondo, un terzo, un quarto, e a un certo punto, dopo un paio d'anni, mi sono trovato con un malloppo 500 cartelle, ho riletto la prima parte, è terribile, quindi ho ripreso l'idea, l'ho riscritta ancora, poi ho iniziato a farlo leggere così a qualche amico, qualche compagno, e mi ha suggerito di pubblicarlo, di tentare la pubblicazione. Io, senza troppe speranze, ho detto: ma proviamo. Quindi sono andato nel 2007 al Salone del Libro con i manoscritti sotto braccio, e lì è andata bene. Poi dopo ho conosciuto diverse case editrici che non conoscevo, ma ho detto: vediamo chi potrebbe essere interessato. E dopo un mese mi hanno contattato, mi hanno telefonato a casa, e da lì è iniziato poi questo viaggio. Ho pubblicato i primi tre libri con l'aiuto di Compton nell'arco degli anni. Dopodiché ho recuperato i diritti, e l'anno scorso li ho riscritti ulteriormente, perché nel frattempo dal primo erano passati altri 9 anni, quindi la scrittura, poi molte cose. Sì, che è un percorso in continua crescita, un divenire eterno. Quindi ho fatto 3500 modifiche nel primo, 2500 nel secondo, 1500 nel terzo, e ho creato una continuità in tutta la saga. Ho fatto un nuovo editore, la Corte Editore, con cui avevo già pubblicato il quarto volume. Cambiando, ho creato una coerenza che penso di arrivare. Aggiungo un attimo una cosa. Brian è un ragazzino normalissimo, giusto? Anche perché, come diceva Tolkien, non ci inventiamo niente, la subcreazione. Il fantastico nasce sempre dalle nostre esperienze, da quello che viviamo. Bosco Quieto, il bosco dell'Aietto sopra Condove, né più né meno, ragazzi, qui filtra il fantastico. Ecco,
Brian è un ragazzino normalissimo della nostra età, quando hai iniziato a scriverlo aveva 15 anni, poi man mano si è evoluto con te, che a un certo punto scopre che la realtà non è quella che, cioè, che c'è qualcos'altro dietro la realtà, scopre di avere dei poteri, giusto? Come racconto che al salone parlava di uno dei ragazzi, quanti 14, proprio l'età di Brian, lui si trova ad assistere alla resurrezione di un antico alchimista, una notte proprio davanti a una voragine infernale, che non sa niente della magia paranormale, energia. Si trova lì in questo contesto folle, terrorizzante, viene salvato da un mezzodemone, Morpheus, che appunto gli insegna a veicolare, a tirare fuori l'energia dell'energia interna e provare ad affrontare alla bene meglio un mondo terrificante, quasi viene catapultato, e questo è solo l'inizio del primo volume. Poi scoprirà che ci sono quindi società segrete che devono gestire la sottile linea che c'è fra il normale e il paranormale, e viene dato prevalentemente ai giorni nostri, al nostro tempo, cioè, ma mentre le persone normali non se ne accorgono, sotto i loro occhi ci sono altre forze che gestiscono tutto quello che forse occulte, che agiscono giorno di notte, che sono in contrasto fra loro, quindi non c'è una chiara distinzione fra il bene e il male, non c'è una chiara dicotomia, perché c'è del male nel bene e del bene nel male, come anche nella realtà. E ci sono i personaggi che si evolvono, sono tutto tondo e magari sono anche ambigui, perché alla fine è anche così nella realtà. Magari se seguono delle loro logiche che possono essere più o meno condivisibili, magari in un momento sì e nell'altro no. Sei arrivato alla conclusione della tua saga, composta da 5 libri, con il creatore del caos, che è l'ultimo, la Dream Pod, che è uscito, ricordamelo, quest'anno, è in anteprima, ragazzi, in anteprima, cioè compratelo, ragazzi, scusa. Come hai chiuso una saga così poderosa? Cioè, come si chiude anche lì un po' il discorso che facevamo prima con Federico e con Andrea? Tra l'altro, ti è piaciuta la conferenza di prima sul cinema? Avevo già visto il film al Fassino, avevo sentito il commento. No, come ho detto, mi era piaciuto molto. Tutto il fatto che immaginano una Torino di distopica, comunque che studio prima di essere in Valle, ho abitato a Torino, quindi rivedere vuoti, posti con un'altra ottica, è un po' quello che cerco di trasmettere io, cioè che nella realtà è comunque relativa, tu la vedi in un certo modo, ma può essere sfaccettata, variegata, come commentavo prima, vedere quando ero al cinema, ho visto Horas, sono scesi, mi è piaciuto un sacco, poi davvero molte, ci sono state molte scene che mi sono piaciute, ho fatto anche più complimenti alla persona, sì, è lì che
se cercavi di... Ah, quindi ancora complimenti. Qui è bello non solo vedere, ma vedere anche sapere anche tutti i retroscena, quindi quello che vi hai già raccontato l'altra volta, anche seguire tutto il scopo. La parte della mazza da baseball, adesso ripenso e cioè, dico, ok sì, so che... è stata una cosa molto, molto travagliata, perché vero, ci sono stati momenti in cui stavo per arrendere, dico no, lascio perdere, poi l'ho ripreso più volte. Diciamo che all'inizio, nel primo, era una self-insertion, cioè qualcosa che fanno soprattutto gli scrittori esordienti, mettono molto di se stessi, e è considerato anche un errore secondo certe teorie, perché ti immedesimi troppo nel protagonista e quindi poi non rischi magari non di aiutarlo, ma di avere sempre una posizione parziale. È una cosa che insomma è cresciuto con me, quello è vero. E poi ho avuto l'occasione, una cosa particolare, di fare editing su me stesso a distanza di 9 anni, quindi ho riprendendo i diritti, ho recuperato il libro per passare alla corte editore, e quindi ho avuto modo di utilizzare un occhio distaccato su tutto quello che ho scritto. Sono stato ancora molto più cattivo delle critiche che sui tempi del 2008 erano uscite. Guardate, alcune cose erano gratuite, altre invece mi hanno permesso di migliorare. Comunque ho trovato ancora altri modi per migliorare le storie, per caratterizzare i personaggi, eccetera. Quindi questo mi ha aiutato, perché mi sono immerso nuovamente nel primo, nel secondo, nel terzo volume, e tutto nell'arco di 4-5 mesi. Ho fatto una full immersion che mi ha permesso di riprendere in mano la bozza del quinto volume, che avevo già pronta, portata lì come prima, già abbozzata nel 2014-15, l'ho ripresa, ho ottenuto un 10%, il resto l'ho cestinato, e quindi l'ho scritto con un'altra occhio, quindi ho messo di nuovo parti di me, ma non in modo ingenuo come potesse dire, c'è proprio una consapevolezza di... c'è stata un'evoluzione mia interiore, comunque mentale, psicologica, che mi ha permesso di... Volevo chiederti, ma alla fine di un percorso del genere, con un personaggio di cui hai scritto tanto, che ha venduto tanto oltretutto, perché ha venduto più di 20.000 copie, che vi assicuro nell'editoria odierna non sono bruscolini, ma proprio per niente, ci saranno anche state delle aspettative da parte dell'editore, delle aspettative da parte dei fan? Da scrittore a mia volta, seppur più in piccolo, so cosa vuol dire. Quindi la domanda che ti faccio è: ti sei fatto condizionare molto, o sei riuscito in qualche modo, così, pensi di essere riuscito a portare a casa anche in quel caso qualcosa di tuo, principalmente di tuo? Allora, senz'altro il condizionamento c'è stato, proprio anche un po' di ansia da prestazione, soprattutto con il secondo, perché il primo aveva diviso molti lettori, se non poi dicevo, dico, che schifo, ben nascondi, o è geniale. Cioè, quelli che dicevo che rimanevano a metà sono stati pochi. Sì, alla fine quindi mi sono reso conto che non si può accontentare tutti, è impossibile, dice anche King per esempio, come sanno tutti quelli che scrivono, o comunque che pubblicano, nel senso ampio di mettersi innanzi a un pubblico. Però
questo non deve essere una scusa per dire ah, allora faccio qualsiasi cosa e va bene così, per non è una scusa per ristagnare, faccio una cosa, creo un'opera e mi mantengo su questo livello. Io nell'arco degli anni sono diventato anche sempre più critico verso me stesso, quindi ovviamente mi hanno certo influenzato quello che è successo intorno a me, ma il quinto, cioè la conclusione è esattamente quello che volevo scrivere. Prima parlo con un professore delle medie che parlava dell'importanza delle scalette, che mi è andato a fare una presentazione in una classe per far capire ai ragazzi quanto sia importante organizzare le cose prima. Posso dire che questo è il risultato di una scaletta, uno scheletro di storia che avevo già progettato quasi 14 anni fa, 13 anni. All'inizio ho scritto tutto di getto, le prime 500 pagine, la prima storia, cioè questa è una serie di racconti che arrivava praticamente fino al quarto volume. Però non c'era un progetto organico, si mette una storia dietro l'altra. Poi quando li ho ripresi, ho riscritto tutto, allora ho iniziato a dividerli in libri, in episodi, eccetera. Poi ovviamente negli anni è cambiato un sacco, come dicevo, avevo scritto Brain 5 e ne ho mantenuto il 10%. Però in qualche modo la struttura, l'ossatura era quella e sono rimasto fedele a me stesso, fedele al mio, anche io, adolescente, ovviamente con una consapevolezza sempre, sempre maggiore. Puoi spoilerare qui, lui ha un tono molto basso, io faccio naturalmente canto da contralto, quindi siamo a posto, e ci puoi spoilerare qualcosa della... No, no, l'occhiata vale dire no. Ci puoi spoilerare qualcosa? Cioè, come finisci? Qual è la conclusione? Allora, mettiamola così: come riesci a chiudere il personaggio? Non ti chiedo le vicende, come sei riuscito a chiudere il personaggio di Brian? Brian si è compiuto nel suo percorso da ragazzino fino alla fine. Fino alla fine della saga sei riuscito a chiuderlo e se si come? Ti senti, come dire, sei contento di come sei riuscito a farlo diventare? Sì, anche se non parlerei di farlo diventare, non è che ho cercato di incanalarlo in qualche modo, ha avuto una sua propria evoluzione. Cioè, come dicevo, se all'inizio era una specie di mio alter ego e poi ha abbandonato le mie orme e ha iniziato a evolversi in modo parallelo, sì, e poi ha iniziato a tirare fuori, perché la scrittura è comunque un metodo per manifestare, sì, per esistere. Terapia narrativa, stanno prendendo fuori, comunque serve per esprimere ciò che normalmente uno non riesce a... Io ho tirato fuori molti di questi volumi, quindi a un certo punto lui ha iniziato a abbandonare sempre più le mie orme dal primo volume, ha iniziato ad avere una sua identità autonoma e poi nel quinto ci siamo ritrovati in un certo senso, perché diciamo, all'inizio ero io che trascinavo lui, poi è andato per conto proprio, poi è stato lui a trascinare me, probabilmente di fare una serie di esperienze, perché comunque tutto questo mi ha cambiato negli anni, ha condizionato una serie di aspetti della mia vita e in qualche modo nel quinto ci siamo di nuovo uniti, per così dire. Sì, quindi ho chiuso il cerchio. Ti devo fare la domanda di prammatica. Tu oltretutto sei un traduttore professionista, quindi lavori per l'editore anche per quanto riguarda le traduzioni di romanzi non tuoi, chiaramente per la corte editore. A parte la tua attività professionale, avendo chiuso Brian,
io qualcosa so già, ma vuoi dire anche al pubblico, alle persone che sono qua, dove andrai adesso? Andrai da qualche parte? Ti consideri concluso come scrittore? Hai già qualcosa in cantiere per il prossimo futuro? Nel frattempo, avendo impiegato 14 anni per scrivere e riscrivere e riscrivere, ho messo da parte, perché mi sono venute altre idee, quindi l'ho messo tutte nel cassetto, e un'altra trentina di bozze di romanzi che vorrei poi riprendere. Di queste 30, la metà sono da scartare, riguardo. Di queste 15, la metà decente, e bisogna andare così finché sì, bisogna. Adesso infatti ne ho già. Intanto per un po' prendo una pausa dalle saghe, ho iniziato a scrivere cose autoconclusive, insomma, anche un libro voluminoso, ma singolo, questo per un po' di. Per respirare, per così dire, oltre a tutti i meccanismi editoriali, eccetera, per cui una saga davvero impegnativa sotto molti punti di vista. Comunque ho già una bozza che cui utilizzerò un'altra delle mie passioni, che sono i sogni lucidi, sono i sogni consapevoli, in cui ci si accorge di sognare durante il momento stesso, e quindi proprio alla Matrix uno si risveglia nel sogno e puoi sperimentare a livello sensoriale qualsiasi cosa. Quindi questo esistono delle pratiche che ti permettono di arrivare a sperimentare questi sogni lucidi. Già in Brian la parte onirica è stata molto importante fin dall'inizio, ma questo porta tutto un altro livello, quindi fra una traduzione letteraria e l'altra il mio tempo libero lo dedicherò a questo progetto. Sarà un fantasy, sarà un libro un po' più realistico, sarà di genere, di meno genere? Sarà un mix di generi, un romanzo di formazione per lo stesso lettore, potrà imparare effettivamente, potrà addirittura sperimentare quello che sperimenta magari i protagonisti del libro, quindi sarà una cosa completamente immersiva. Io nel ricordare che ovviamente Federico potete acquistare tutti questi 5 libri della saga, compreso l'ultimo, Il creatore del caos, alla postazione di Enrico che è appena lì dietro la colonna alle vostre spalle, vi chiedo chiedo al pubblico se avete qualche curiosità per Enrico, se avete qualche curiosità per Federico. Volete fargli qualche domanda? Avete qualche, non lo so, qualche dubbio, qualche retroscena su Brian che avete piacere di chiedergli? Allora io a questo punto, eccolo lì, il nostro Andrea ci fa una domanda in diretta. Io ne ho una, ma scrivendo, partendo appunto dalla tua biografia, ti sei ispirato in alcuni di questi personaggi o delle persone che conosci? E soprattutto, finché sono dei personaggi positivi, belli, fanno le cose, va tutto bene. Ma quando parli di personaggi magari più negativi o sottolinei degli aspetti meno belli, e poi magari queste persone si riconoscono, insomma, ti è capitato questa cosa nel tuo libro, esatto. Grazie. Beh, intanto sono emozionato in mezzo al pubblico, che attori, registi, è la prima volta che un attore. Sì. È bello, tutta questa creatività che condividiamo, è molto stimolante.
iniziare a conoscere anche i retroscena di altre forme d'arte. Sì, di altri. Comunque sì, mi sono ispirato a diversi amici e conoscenti, magari anche solo per determinati aspetti di un carattere o dell'altro. Prima parlavo del mio amico che mi aveva dato Luca quando ero andato proprio in vacanza dei nonni a Boschetto. Vedete, se nella realtà lui non c'era, nel libro invece Brian si trova con questo protagonista, con questo amico Jonathan, con cui inizia ad accorgersi che in questo paesino cominciano a accadere cose sempre più strane. E, diciamo, è un amico, però è un personaggio che non è completamente positivo, anzi serve un po' da contraltare per Brian, che è un po' comunque uno che si veste alla moda, che cambia cellulare ogni mese, un po' più superficiale, insomma, con le ragazze si atteggia proprio in un altro modo rispetto all'introverso protagonista. Poi sì, possiamo in un certo senso no, diciamo, questo personaggio, come questo Jonathan, poi farà cose molto, molto particolari, anche piuttosto negative, ma io ho giocato sul fatto che questo mio amico non leggeva e quindi non avrebbe mai letto la fine del libro. E infatti ancora adesso, che ho avuto anche qualche presentazione, siamo ancora molto amici. Lui non sa come finisce Brian 1, quindi è quello che mi salva. Spero che adesso non veda questo video, se no viene a... No, per il resto nessun altro è venuto sotto casa. È venuto qualche lettore, sì, è venuto a bussare, a chiedermi cosa succederà, cosa farai. No, le cose negative sempre tramite internet, dietro la tastiera. Va bene, qualche altra domanda? Ok, allora chiudiamo questo spazio pomeridiano delle conferenze. Un applauso ancora a Federico Ghirardi, con il nostro amico, viene sempre a trovarci e siamo sempre felici e orgogliosi di ospitarlo. Io metto un attimo perché anche per te un piccolo pensiero da parte della pentola del drago, perché sei sempre disponibile con noi. Noi ci siamo conosciuti con Enrico, dai Enrico, ci siamo conosciuti con Federico a Fuori dal Tunnel, quella manifestazione letteraria che facevano Bussolino 4 anni fa ormai, pensa un po' addirittura, e quindi sono sempre felice di averlo qua con